ridosso della metà campo. Savirubio indietro per Federico Mura. E gol, subito gol del Sarzana dopo pochi secondi. Savirubio si avvicina alla porta di Corona, atterrato dietro la porta di Corona, fallo per il giovinazzo. Si può indicare il di potersi rialzare, non c'è stato niente, fallo questa volta su Leber. Si oppone la difesa rossonera e riparte velocemente indietro a Domenico Illuzzi, atterrato con la Maria, e viene espulso il numero 77 Olmos. Stavamo seguendo l'azione da tutt'altra parte. Leber, tiro alto sprecato a questa occasione. Palla il giovinazzo con Savirubio, ancora il biancoverde superato la metà campo. Ritiro e rete di Savirubio al centro. Atterrato Federico Mura, fallo ai danni del giovinazzo per l'amico Federico Mura. Ancora la distanza, Federico Mura, si oppone Corona, atterrato Federico Mura. Savirubio ancora, atterrato ancora una volta Savirubio, chiedono di estrarre dei cartellini, l'arbitro era a due passi, non ha ritenuto il fallo grave da poter estrarre. Riparte velocemente il Sarzana, fallo commesso da Mezzina ai danni del giocatore in maglia rossonera. Scambi veloci, si oppone alla grande Belgiovine, evita la rete del 2-1 per il Sarzana, che arriva comunque Domenico Illuzzi. Federico Mura indietro a Leber, e gol in diagonale di Leber, bellissimo gol di Leber. Ancora Illuzzi, aggira tutta, atterrato e viene espulso Federico Mura, ha agganciato con la stecca il pattino di Domenico Illuzzi. Fischio del signor Barbarisi, rete di Garcia, passa nuovamente in riconquista con la Maria. Federico Mura dalla distanza prende in pieno volto un giocatore del Sarzana, si oppone alla grande al tiro di Ortiz, e gol del giovinazzo con Federico Mura, pareggio. Portiere Corona, riparte prepotentemente la squadra ligure, fallo commesso dal Sarzana, decimo fallo con la Maria. Tiro deviato ancora dal portiere Corona, è stato più fortunato il portiere numero 88 De Rinaldis. Ancora Belgiovine, si oppone Illuzzi e segna sempre lui, ancora Illuzzi, la scambia al centro dove c'è Illuzzi ancora e segna ancora lui Illuzzi. Qui retroguardia del giovinazzo, atterrato Leber, e cartellino blu sicuramente per Garcia, che ha agganciato con la stecca Leber, e infatti avevamo visto bene. Corona, Federico Mura prova, tira e rete di Federico Mura. Tugini, l'arbitro Barbarisi dice di no, e ne approfitta il Sarzana con